Ragazzi, bentornati in un nuovo video di First Step to Vape. Oggi parleremo del soffico e il soffico fresco. Sì, non è una presa in giro, sono due liquidi che si chiamano così. E la casa produttrice è Tisvapo. Comunque, i liquidi sono quelli che vedete qua in alto alla mia destra. Ovvero, parleremo di questi due liquidi che sono due liquidi praticamente uguali, solo che c'è la classica versione normale e la classica versione con ice. Detto questo, vi direi che i liquidi sono composti da pera, fico d'India e cocco. Annusando il liquido sentiamo molto prevalente l'odore di pera, subito accompagnato dall'odore di fico d'India. Il cocco lo sentiamo un po' meno. E adesso, prima di andare a svapare, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, che per me è molto importante. Lo proverò nella Vaporesto Gennano perché? Semplicemente perché questi liquidi sono stati creati per andare bene o male su tutti i dispositivi, quindi se uno vuole utilizzare la Flavor può utilizzare una Flavor, se uno vuole utilizzare una Cloud può utilizzare una Cloud, ma la casa madre, ovvero Tisvapo, li consiglia su resistenze più o meno dai 0,20, così da far sprigionare al meglio gli aromi del loro liquido. Infatti lo utilizzerò con la Gennano che monta la resistenza GTX, che è una 0,20. Io sto provando la versione fresco che è fondamentalmente uguale, ma con qualche lieve differenza che adesso vi dirò. Ma partiamo dal principio. Nella versione normale, ovvero il soffico, abbiamo detto cocco, pera e fico d'India. Sentiamo principalmente della gran pera che viene accompagnata da una buona nota di cocco e subito dopo sentiamo una leggera freschezza che a mio parere viene data dal fico d'India. Ma generalmente l'accoppiata cocco e fico d'India genera un po' di freschezza. Quindi il liquido base, quindi il soffico base, è un liquido che è già fresco di sé, ma non contiene ice, quindi è molto appropriato comunque per la stagione in cui siamo. La coppiata di pera, cocco e fico d'India la trovo molto azzeccata, anche se magari non ce la vedevo inizialmente molto bene, ma la trovo molto azzeccata e penso che allo stesso tempo dia molto sapore, la pera sprigioni molto sapore e il cocco e il fico d'India vanno a dare quel po' di freschezza in più che serve al liquido per non risultare il classico liquido spento che magari abbiamo già visto e rivisto, ma le danno quelle cose in più, danno quelle sfumature in più al sapore di pera, aggiungendo appunto la freschezza del cocco. Il gusto di fico d'India è comunque un po' di freschezza del fico d'India che va a rendere il liquido non banale e quindi a mio parere crea un mix che non si è mai sentito e che fa personalmente piacere svapare. Sotto il mio punto di vista avrei leggermente preferito sentire un po' di più il fico d'India, ma purtroppo si sa la pera è un frutto che copre molto e penso che sia stato studiato in modo che la base sia pera e quello che venga dopo, ovvero il cocco e il fico d'India, venga stato messo per dare più sfumature alla nota di pera e anche un po' di freschezza. Quindi il liquido studiato molto bene, a mio parere avrei preferito sentire un po' di più il fico d'India. Tutto qua. Come votazione comunque gli do un bello 8. Invece, passando alla versione fresco, ovvero soffico fresco, troviamo bene o male le stesse identiche cose, quindi pera, fico d'India, cocco e ice. Solo che praticamente sentiamo principalmente la pera, sentiamo una buona quantità di cocco e il fico d'India lo sentiamo verso la fine quasi coperto dall'ice, cosa che comunque mi dispiace un po' perché avrei preferito sentirlo di più. Comunque l'ice non va a rovinare il liquido come succede in molti liquidi, come succede molto spesso che magari il liquido in versione ice viene un po' rovinato, ma sinceramente io la vedo che va a migliorare perché se voi ritenete che volete un liquido fresco, vi piace quel liquido, ma lo volete più fresco, questo qua è la versione adatta per voi. Se magari lo volete normale, che non sia troppo freddo perché magari c'è gente a cui non piace l'ice, semplicemente scegliete la versione normale. Vi dico personalmente: sentiamo una buona nota di pera, una buona, veramente buona nota di pera, una buona nota di cocco subito dopo la pera e
un po', ma è verso la fine, giusto una nota di fico d'India, subito accompagnato da una gran freschezza, appunto, che viene data dall'ice. Tutto sommato è un liquido che svapo volentierissimo, è molto buono e soprattutto visto il clima, anche se in questo momento sta piovendo col sole, ma visto il clima è molto piacevole da svapare, anche se magari capita che a certe persone non piaccia l'ice. Io personalmente lo trovo molto buono e mi aggrada molto il sapore di ice. Non so, qua sono un po' indeciso sul voto perché avrei gradito si sentisse anche lì un po' di più di fico d'India, però il liquido, no, il liquido comunque mi pare è molto buono e quindi decido personalmente di dargli un 8,5 semplicemente perché il liquido si adatta perfettamente alla stagione. La pera è molto buona, come anche nel soffico, nella versione normale. Il cocco si sente molto bene, non sono liquidi chimici, assolutamente sono belli, freschi, buoni da svapare. Vi importano a sempre voler svapare, fare un'altra svapata, quindi sono liquidi buoni. Ma personalmente, in ambedue i liquidi, avrei preferito sentire una nota in più di fico d'India che non ci sento, però comunque ripeto, sono due ottimi liquidi. Tanto vero che al soffico do 8 e al soffico fresco decido di dare un 8,5. Ringrazio la casa Ti Svapo per questi due liquidi. Vi lascio il loro link qua sotto in descrizione. Passateci perché c'hanno tanti, tantissimi liquidi veramente, veramente interessanti. Sono tutti veramente ottimi. Quindi mi raccomando, se avete anche solo la possibilità di assaggiarli, fatelo. Che non è la classica casa italiana banale che fa liquidi, perché ce ne sono tante purtroppo di aziende che fanno liquidi e li fanno simili tra loro, banali. Non è la classica azienda, quindi ragazzi vi consiglio di fare un salto sul loro sito, magari sui loro social, contattateli, sono molto disponibili. Vi dico personalmente, ho assaggiato molti loro liquidi, infatti ve ne porterò altrettanti sul canale, spero vi faccia piacere. Non è la classica azienda, quindi fanno dei buoni liquidi, non sono monotoni assolutamente, quindi ragazzi valutate veramente le aziende Ti Svapo e se avete la possibilità di acquistare un loro liquido, pensateci, magari provatelo e acquistatelo e ditemi qua sotto cosa ne pensate, se l'avete provato, se li avete già provati, se vi piacciono o non vi piacciono, perché può anche capitare che le cose non piacciono, ragazzi, ci sta. Detto questo, ragazzi, ci vediamo con un prossimo video, facciamo l'ultima svapata e ci salutiamo. Ciao, ragazzi!